Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo al giorno. Io sono Max, lui è Paolo. Oggi giochiamo a Space Moth DX. I miei occhi! Mamma mia. C'è una grafica fine in questo momento nel canale. Fine per niente, ma proprio per niente di 30 anni fa. Ma proprio per niente. Allora, che cos'è Space Moth DX? È un ballettel. È un ballettel dove siamo una meravigliosa falena e deve sparare alle farfalle. Mamma mia, è una fatica parlare di sto gioco. Per me è davvero una fatica. Allora, è un ballettel. È un ballettel. Tipo. È un ballettel brutto. R-Type. Sì, però R-Type è bello. In cui noi siamo una farfalla. Farfalla o falena? No. Una falena, falena. Che spara i raggi laser. E qua mi sono già perso. Spara i raggi laser. E i missili. E i missili contro le altre farfalle che sparano. Palle. Le palle di fucsia. Esatto. È difficile. Non c'è una trama. Come in tutti i cacchio di shooter, non esiste una trama. Proprio no. Partiamo dalle cose carine di Space Moth. I controlli sono precisi, non posso dire di no. Ok. I controlli sono precisi e ha un'idea molto caruccia, che è quella del farfalla, puppare le anime dei nemici. Ovvero, noi sparando ai nemici più grossi li possiamo con lo sparo normale li trasformiamo in neri. Dopodiché usiamo lo super sparo, il laser, che li ammazza, ma li ammazza in maniera diversa, ci fa fare un po' più di punti e fondamentalmente non so bene a che cosa serva, ma gli puppiamo l'anima. A fare punti. Credo a fare punti. Esatto. Questa era la cosa positiva di Space Moth DX. Il resto è brutto. La roba positiva di Space Moth DX è finita qui. Eh sì, sì. Ecco il laserone che dicevamo. Questo è il laserone. Sì, perché? Perché la grafica, come potete vedere, non è assolutamente bella, ma proprio per niente. Non è confusa, questo devo ammetterlo. Sì, ma io l'ho trovata abbastanza. Cioè, lo sfondo sugli sprite non l'ho trovato proprio chiarissimo, ok? Mm. Non è che, cioè, le astronavi, che non sono astronavi, sono farfalle, dallo sfondo non è che si stacchino con precisione. Sono molto ben distinti i colpi. Sì. Cioè, non rischi mai di finire contro un colpo per errore. Quello che ti sparano è estremamente chiaro. E questo in un ballettel è essenziale. Sì. Però devo dire che invece le farfalle sullo sfondo le trovo un po' confuselle. È proprio l'idea di farfalla che è sbagliata, a mio avviso. È proprio un... O la fai in maniera molto ridicola, molto cartoon, allora in quel senso sia se si può fare, oppure non rende molto così. Cioè, io di un ballettel dove con una falena sparo le farfalle non ne sentivo proprio il bisogno. Io invece mi sono appena reso conto, sì, che questo gioco, sì, può entrare nella teoria cospirazionista delle farfalle. Cioè? C'è una cos'è sta roba? C'è una teoria che dice che l'utilizzo di una certa razza di farfalle è tutta legata a una cospirazione mondiale per condizionare le persone tramite i mass media. Non mi ricordo come cavolo si chiama la cospirazione, sta puttanata che si inventa la gente. Shh, va tutto bene, Paolo, tranquillo. Io odio internet. Va tutto bene, tutto a posto. Tutto a posto, non fate caso al simbolo degli Illuminati che c'è là dietro. Comunque, altre cose negative, purtroppo, di Space... Perché non usa tutto lo schermo Space Moth DX? Questa è un'ottima domanda. Perché ci sono questi due... Ma perché volevano fare come i cabinati anni 80, che erano verticali. No, ragazzi, è proprio brutto, ma brutto forte sta roba. Non riesco a capacitarmene molto. Peraltro, una roba che ho notato, sì, facendo la prova oggi, sì, è stato che utilizzando il mouse e tastiera, sì, si ha un po' più di tranquillità nel ballettel. I proiettili ti seguono un pochino di meno, non chiedermi perché. O è stato un caso durante la mia prima partita, oppure
che io ho fatto la prima partita con mouse e tastiera, sono arrivato al fondo del primo livello, il secondo boss mi ha abbattuto, come ho messo in mano al joypad non sono più riuscito a fare niente, ma sai niente? Una roba pazzesca. Chiara superiorità di mouse e tastiera in questo gioco. Solo tastiera, perché mouse non lo usi. Però va bene, ok. L'altra cosa che non mi è piaciuta sono i pattern dei nemici. Banale da dire, lo so, me ne rendo conto, perché comunque in Bullet Hell devono essere complicati tutto quello che vuoi, ma non ha molto, cioè trovo che i nemici si schiantino troppo verso di me. Sono tutti quanti concentrati sull'arrivarmi addosso e beccare il mio unico punto debole. È arrivato il boss, incredibilmente una e una farfalla. Per cui questa è una roba che non mi è piaciuta. I boss di per sé non sono malvagi da combattere. Loro sparano, hanno i loro bravi pattern di attacco. Tu schivi e spari, né sì, più, no, né tutto meno. Tutto sommato non sono. I boss sono la cosa meno fastidiosa del gioco. Assolutamente. Così intanto vediamo anche il secondo schema di questo gioco. Il secondo sfondo, che è proprio bello, ma bello forte. Bello. Io sai, c'è una cosa che io non sopporto dei Bullet Hell. Devo essere sincero, ma questo è un gusto mio personale, so che è normale nel genere, quindi non il prato bellissimo, il prato. Proprio. Mi viene in mente la vecchia pubblicità della vette Wilkinson, per sì? Donna, Rasa il Pratino. Esatto, con i nemici che si nascondono sotto, ti vorrei ricordare. Certo, del Pratino che non è rasato. Certo. Fermo, ora delle immagini di Pratini da cui escono gli insetti. No! Dicevo, la cosa che a me non piace di Bullet Hell, ma ripeto, è un mio gusto personale, non dipendente né da Space Mod né dal genere, sì? È la differenza che c'è tra sprite e hitbox. Sì, minchia, non la sopporto neanch'io. Io la odio questa non cosa la sopporto. Qui. Cioè, nei Bullet Hell, l'hitbox, il nostro hitbox non è la farfalla. E okay. Il puntino giallo in mezzo alla farfalla. Quello noi non dobbiamo far colpire. Cioè, qualunque roba colpisca le ali, chi se ne frega. È una delle cose più controintuitive dell'universo. Non riuscirò mai ad abituarmi a non io scriverò sempre con tutto lo sprite. Eh sì. E di conseguenza non riusciremo mai a vincere. A schivarlo, cioè, perché faccio cagare. Anch'io. Va bene, Space Mod DX. Perché si chiama DX? C'è uno Space Mod SX. Normale. Destra, sinistra, mancini. Mamma mia. Brutta questa. Space Mod DX è a 8 euro su Steam, è sviluppato dagli 1CC Games e direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, compreso farvi vedere anche il tutorial che spiega che bisogna sparare prima con i missili e poi con i laser. Il tutorial dovete farmelo giocare, porca vacca. Costa sviluppare un tutorial. Ci metti delle scritte in sovraimpressione. No, abbiamo già visto l'altra parte che non funziona. Grazie di averci seguito anche oggi, da Paolo e Max è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!